Allora, mi dispiace, eh. Torniamo indietro da qui. Facciamo molto velocemente quello che ho fatto molto male 2 secondi fa. Adesso mi vendico. Pistola. Ok, devo solo ricordarmi cosa ho già preso. Guarda Paolo, io me lo sto godendo per la prima volta adesso, decisamente in ritardo. E lo sto trovando molto bello dal punto di vista gameplay, anche se piuttosto difficile in alcune zone. Bisogna morire svariate volte per capire cosa bisogna fare, ecco. Allora, attenzione alle trappole, questo abbiamo già detto. Dai, che adesso mi devo rifare, eh. Allora, sappiamo che i fiammiferi non ce li ho. Qui non ci facciamo affidamento, eh. Questi, questo, questo. Hai fatto bene, Daniele, hai fatto bene. Hai usato il link mio per caso? Vabbè, ma se anche fosse, non ti preoccupare. Allora, vediamo qua. Beh, questo già lo sappiamo. Meglio non disturbare. Qua neanche. Andiamo avanti. Perfetto. Anche questa è la maschera. Allora facciamo così. Perfetto. Bene. Poi. Qua. Benissimo. Allora, sulla torcia. Cazzo, non ci faccio nemmeno più affidamento, eh. Troppo macchinosa come cosa. Andiamo dritti. Ok, va bene, va bene. Ti ringrazio allora. Cazzo, devo trovare un riparo. Allora. Assurdo. Allora qua, eh. Ma cazzo, lì dietro, eh. Perfetto. Ora sta andando meglio di prima. Mi sento bello carico. Qui non c'è niente, vero, qua fuori da prendere, no, eh? No. Bene. Bene, Daniele, allora The Evil Within lo giocheremo assieme, in pratica. Ah, già, questi qua. E vediamo se riusciamo a fare un gioco di sponda un po' meglio di prima. Tipo, non lo so, così, cazzo. Buono. Muori, bastardo. Ah. Mi sono riscattato, direi. Tua mamma. A parte questo colpo, purtroppo. Sotto c'era la Madonnina. L'ho rotta. Che voi sappiate, vi ricordate. Vediamo se riesco a vedere le chiavi. Credo di sì. Paolo, hai fatto bene. Hai fatto bene. Io non vedo l'ora di arrivarci. Dopo questo farò però le espansioni anche di questo gioco. Quindi ci vorrà un po' di tempo prima che arrivi al 2, ecco.
Questo qua mi ha fregato prima. Mamma mia, mamma mia. Questa grossa batteria portatile serve ad avere energia anche in caso di emergenza. Perfetto. Cioè, non detto, dai. Non mi ero mai accorto onestamente di questo limite fisico di Sebastiano. Non importa. Cioè, importa in realtà, dato che sono cazzi amari. Però va bene, dai. Il cecchino, ok. Sì, sì. Sicuramente, dai. Però secondo me sono... come si può dire? La 104 per Sebastiano? No, purtroppo no, non ce l'ho per starci dietro. Però veramente sono dei limiti che hanno messo così a caso, ma non potevano neanche evitare, onestamente. Vabbè, ecco qual è la parte difficile allora. Bene, la maschera protegge fino a un certo punto, eh. Accetta. Vabbè, prendiamolo, dai, perché alla fine è one shot, diciamo. Però è comunque un rischio. Per fortuna che l'elica è solo una. Poi vediamo se li trancia. Ah, perfetto, dai. Quell'altro però è più furbo, eh. Bastardo. No, purtroppo Devil Within 3 non c'è. Faranno Ghostwire Tokyo. Selezione naturale, esattamente, esattamente. No, non scavalca mica qua. Ed io ti ho anche provato. Questa è una bomba. Ecco come sono morto prima, eh. Sei morto provando a scavalcare? È un po' un'infamata. Guarda, anche io ci ho lasciato quasi la pelle, eh. Dovrei evitare adesso. Immagino, immagino, Marco. Qui. Ma è morto questo qua o fa finta? Adesso è morto. Allora, la batteria... l'abbiamo preso in teoria. Ah, gli accendini e i fiammiferi. Non può far stornato. Cazzo. Le bombe sono micidiali a qualsiasi... a qualsiasi difficoltà, eh. Adesso ne ho tre finalmente. Vediamo se arrivano dei simpaticoni. Anche poi qua mi sa che c'è il vetro, quindi non riusciamo a colpire nulla. Ok, come non detto. E comunque, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo affrontato in questi ultimi 15 minuti, è comunque una passeggiata rispetto a mappa shell. Ok. C'è
Sì, decisamente, è vero Christian, sì. Ma io credo, Marco, che tutto questo gioco a difficoltà Akumu sia un brutto ricordo, perché già io lo trovo difficile a difficoltà normale, non voglio neanche immaginare a difficoltà quella super iper avanzata. Veramente, deve essere uno dei giochi più difficili esistenti. No, no, Matteo, mi sono trattenuto, dai. Non... Io solitamente, guarda, quando... Ma che? Mi innervosisco, dico un sacco di parolacce, ma non... Non sono molto violento fisicamente, ecco. Ma comunque, parlando di cose serie, che cazzo c'era qua? Cacchio c'era qua? Ah, quello elettrico. Hai rotto un tavolo? Cioè, tirando un pugno, tipo. Fiammiferi. Pompa. Ricarichiamo. E si va verso una brutta fine. Ok. Qua non possiamo... Se noi avessimo fatto così, ci saremmo piantati una cosa in testa, non sarebbe simpatica come cosa. Per cui... Cosa? Ma che cazzo? Cosa cosa si è... Ma facciamo finta di niente, dai. Non c'è niente. Ok. Ah, con un calcio, ho capito. Questo qua lo useremo dopo, credo. A meno che, vediamo un attimo. Questo qua si può usare, va bene. E qua dentro? Funziona. No. Ok, allora dopo torniamo. Nel frattempo sicuramente mi faranno del male e io mi curo dopo. E usarla adesso sarebbe uno spreco. Dobbiamo un attimo diversificare armi però qua, eh. Tipo questo. Vieni, vieni, vieni. No. Porca miseria. Spero di avere proprio tempo, invece no. Dei miracoli. Mi spiace aver sprecato la bomba, però è ormai andata così. Qui abbiamo granate, vero? Ce ne manca una, perfetto. Allora possiamo andare di qua. Possiamo andare di qua, dove c'è un'altra bomba. Attenzione. Mamma mia, mamma mia. Sì, sì, beh, immagino, Matteo. Comprendo la tua scelta, ecco.
un'altra botteria. Voi non le vedete, ma ogni volta che disinnesco le bombe ho tipo le goccioline di sudore qua, eh. Va molto a culo piuttosto che a bravura. Infatti i dardi per le balestre ho cercato di potenziarli al massimo, però l'ultimo scaglione è a 50.000 di gel. È una roba improponibile, cavolo. Allora sono arrivato a più 160% di danno, che è già tanto, però arrivare all'ultimo, boh, un po' esagerato secondo me. Sono già stato io qua, vero? Sì, non c'era niente, ok. Perfetto, andiamo avanti. Se ne vuoi parlare, Christian, siamo tutto orecchio, se no mi scrivi in privato, insomma. Vediamo di ricaricare un attimo, tipo questo. Ok. Ah, sì, ok. Evitanti ovunque. Ah, Mortal Shell, come mai ti arriva a febbraio, Paolo? Allora, noi siamo venuti da qua, ok. Là è un giro giro tondo, non ci andiamo più. Andiamo di qua allora. Anche se in realtà questa zona qua mi sa che non l'ho vista. E invece sì. Mamma mia. Che buio che c'è. Final Fantasy 13, bello. Bello. Se io faccio USA, non è che mi arriva quella trappola lì nel fianco. Via, via, via. Ah. Sì. Che vuoi un
testa? No, eh? Aia. Immagino, Marco, immagino. La difficoltà Akuma purtroppo non vedrà mai. Non vedrà mai il mio sangue. Ah, ho capito Paolo. Va bene, fatto bene, dai. C'è da fidarsi di questa leva qua. Ah, ok. Che cazzo? Sì, ti credo, ti credo. Dai, rilasciati. Anche la musica che hanno messo vuol dire tanto, comunque, eh. Tanta roba. Benissimo. Fatto bene a sfruttarlo prima. Che non mi convince completamente, ma perché sono sicuro che si svelerà alla fine, è proprio la trama. Diavolo sono. Cavolo, c'è qua sotto. Ah. Matteo, l'importante è godersi la narrazione in alcuni giochi. È il caso di curarsi ora. Andiamo via con le armi pesanti. Mi sono ritrovato senza colpi che volevo. Vediamo un attimo. Adesso li crafto, eh. Essere senza dardi purtroppo no. Non è stato molto buono come scelta. Allora, perfetto. Accecamento arpione. Eccolo qua, esplosivo. Carica elettrica, congelamento. Ok. No, no, ragazzi, io non voglio correre. Adesso questo qua gli faccio il culo. O almeno ci provo. Oh,
bravo, bravo Marco, bravo. Aio. No. Effettivamente io avevo l'abitudine di usarli lanciandoli addosso, ma anche così effettivamente non vanno male, dai, ma vanno bene, fatti scherzi. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai, grazie dei consigli, sono stati preziosi. Curiamoci. Più che altro mi hanno prosciugato di cose, ma va bene. Vediamo un attimo qua, congelamento 1. No, l'ho appena craftati, ma porca miseria, va bene, dai, ok, come non detto. Ok. Purtroppo non posso sempre fare perfetto. La torpione, va bene. Ogni tanto gira bene, ogni tanto gira male. Guarda Matteo, pensaci bene, perché effettivamente sono giochi tosti. Ma si è alzato questo qua? Qui dietro ce l'hanno messo il cerchio. Buonanotte Matteo. Ma è ancora il mostro di prima? Quello a cui ho dato fuoco, quello lì, cazzo. O almeno sembrava così.
tante belle cose. Una nota. Tutto ciò che avevo, tutto ciò che ero, tutto mi è stato strappato dopo l'incidente da chi voleva farmi sparire. Là, al buio, solo con i fantasmi della mia mente a confortarmi, a deridermi, ho rischiato di perdermi completamente. Ma poi l'ho vista, nel profondo del cuore so che era solo un'apparizione. Ma avrei riavuto il mio viso, avrei recuperato ciò che avevo perso, avrei salvato anche lei, la mia sorellina, Laura. Laura. Sì, sì, molto, molto, Mark, mi stai piacendo molto. Devo solo ancora inquadrare la trama. Ciao Ivan, Mortal Shell mi sta piacendo molto, però sta mettendo a dura prova i miei nervi, ecco. E la mia non bravura anche, purtroppo. Sì, sì, immagino, immagino che si capisca meglio più avanti. Diario di Sebastian Castellanos, 27 febbraio 2012. Ho visto amici e colleghi morire, prima d'ora. Fa parte del lavoro che ho scelto, e non è mai facile, ma niente può essere paragonato al dolore della perdita del proprio figlio. Morirei un milione di volte per impedirlo, se fosse possibile. Mi sono sentito così impotente quando hanno calato quella piccola barra sottoterra. Il dolore è insopportabile. So che non dovrei, ma bere è l'unica cosa che mi ha permesso di dormire nelle ultime settimane. Sono preoccupato per Mira, la perdita l'ha colpita duramente e il modo in cui la sta affrontando è inquietante, vuole restare da sola, sveglia tutta la notte. Dice di voler lavorare per non pensare alla tragedia, ma sembra volersi rinchiudere in un mondo tutto suo. So cosa succede quando una coppia perde un bambino e spero di essere abbastanza forte da evitarlo. Brutte cose, brutte cose. Allora, qua non c'è nulla di nuovo. Vediamo qua se i nostri vicini ci dicono qualcosa. Niente. Niente. Beh, qua ovviamente non ci interessa. Ha dimenticato qualcosa? Qua niente. Si segnala la scomparsa di Patrick Higgins, legale della famiglia Victoriano. L'ultima volta è stato visto insieme a un presunto cliente. Sono al capitolo 10-11 mi pare, ma non dirmi quanto manca, non lo voglio sapere. Allora, barra vitale, scatto, corpo a corpo, recupero da siringa, armi. Capacità, ricarica, cadenza, moltiplicatore del danno, 20.000. Ok. Vediamo se tramite le chiavi riesco ad avere... No, io vorrei potenziare la pistola in realtà. Dato che manca pochissimo, vediamo. Se riesco a trovare dell'altro gel qua, ma non sono sicuro. Beh. Raccogli. Ah, ma posso anche accucciarmi per aprire le cose. Bene. E vai. 7.000, buono. Un'altra chiave. 5.000. Cazzo, è tanto, eh. Finalmente. Vediamo se c'è dell'altro qua. No. Qua niente. Sarei più tentato di potenziare la pistola, onestamente. Farla arrivare al 200% del danno. Dato che è comunque quella con... che troviamo più spesso, insomma. Però è anche vero che manca pochissimo ad arrivare... manca poco ad arrivare a 20.000 per potenziare l'arpione. Allora, armi. 200%, sì. Secondo me sì. E la stamina è già potenziata tanto, secondo me.
Qui eviterei, dai. 6 secondi non sono pochi, è un bello scattare. Il pompa va bene, qua tempo di ricarico, ok, dardi per agonia, esplosivo. 110, 1,5 metri, 4 secondi. Basta, dai. Basta, andiamo avanti. Salviamo, ovviamente, ed andiamo avanti. Capitolo 10. Avete visto, fra l'altro, che nel frattempo, oltre al canale Telegram, abbiamo attivato il gruppo Telegram dove chiacchierare. È ancora molto piccolo e molto timido per il momento, però un po' alla volta si farà. Ok, andiamo avanti. Più che altro vedo che è un capitolo sofferto anche. No, ancora lei. No, ancora lei. Finché rimane lì dentro ci va anche bene. Ma non sono convinto che rimarrà dentro per molto. Io che pensavo di averla uccisa, bruciata definitivamente, invece no. Ma non si apre. Ok. No, lei one shot. One shot 80, no. Mamma mia, sei brutta, porca miseria. Sì. Allora, col senno di poi forse era meglio fare la stamina, ma ormai è andata così. Ecco, per l'appunto. Vieni qua, maledetta infame. No, eh? Ok, come non detto. Vieni qua, Laura. Aio. Vabbè, oh, mi avete rotto le palle. Tempismo di merda, eh? Che teoricamente, se avessi saputo dare fuoco al cadavere mentre passava lei, probabilmente sarebbe scappata, però non ci sono riuscito. Eh sì, l'avevo fatto una volta, ma non sono riuscito. Fra l'altro, sicuramente nelle stanze ci sarebbe stato qualcosa di buono, ma non lo scopriremo mai. Non lo scopriremo mai, purtroppo. Sembra cambiato molto.
finalmente si spento, ok. Come si arriva dall'altra parte dove c'era la Madonnina? Questo qua si può tirare ancora? No, ok. Forse dopo, dai. No, no. Aiuto. Si possono aprire questi in qualche modo? No, valvola da rompere, non me ne sono accorto forse. Allora, eh sì, questa qua è. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Allora vieni qua, dai, vieni qua. Ho capito, ho capito. Dai, la brucia. Forse sì, bastarda. Ok, andiamo via. Ah!
cazzo. No, in trappola con un pirla. Ok. Qua c'è la Madonnina. No, niente. Cacchio, è la Madonnina che ho visto prima? Oh cazzo. Chi ti credi di essere? Io lo so chi sei, Seb. So ciò che vuoi, ciò che temi. Sopporterai il peso di ciò che ti costringerò a fare? Joseph non ce l'ha fatta. Peccato ti abbiano coinvolto. In ogni caso, di te ormai posso fare ciò che voglio. No. No. Ciao a tutti. No, e la Madonnina là nascosta, come faccio a prenderla? Vabbè, è andata, mi sa. Tra l'altro ho lasciato tante di quelle risorse indietro che... Cioè, finta di niente, dai. Che spreco. Sì, lei è... stupendo come mostro. Ha un design fantastico, è veramente orribile, cavolo. Raccapricciante, cazzo, bello, ben riuscita. Cazzo, di nuovo qui. Ancora qui? Ok. Domani sera ci sono, sì. Continuiamo con The Evil Within. Domani cos'è? Mercoledì, perfetto. Niente, ho perso le Madonnine, va bene, dai, ok. Ok. È chiuso. Ok. Ok, mica tanto in realtà, eh. Sì, effettivamente assomiglia molto alla villa di Resident Evil 1. D'altronde il creatore è lo stesso. Sarà una sorta di omaggio, tipo. Ok, ci siamo appurati che non possiamo andare da nessuna parte, per cui... lasciamoci le braccia alle spalle e andiamo avanti, insomma. Qualcosa da prendere qua? No. Qua neanche. Ma ascolta Marco, ma la Madonnina di prima come cavolo si prendeva? Vicino all'ascensore, cazzarola. Ah, è una sedia posseduta. La macchina da scrivere? Leslie? Doc? Che diavolo ha intenzione di fare? Provo a salvarci. Sul serio? A me sembra che lei stia creando un altro mostro. Non ho tempo per questo, detective. Nemmeno io. Ah. Leslie è già stato qui. Ed è tornato. È sopravvissuto al legame con Rubik. L'unico che ce l'abbia fatta, a quanto ne so. Ottimo.
E questo che cosa c'entra con noi? È la via d'uscita, detective. La sola e unica. Quell'urlo! No, funziona. Grazie a Dio, funziona. Leslie, stai bene? Ma doveva? Ma perché? Non ha funzionato, dottore, eh? Ecco perché. Ecco perché. Dottore, corra! Vuole quello che vogliamo noi. Vuole... vuole uscire! Un'altra caduta, tanto per cambiare. Led, Paolo. Cazzo. So che sei lì. Ascoltami, cazzo. Arrivo, con calma. Alle 9. Qua non c'è nulla. Qua niente. Rubik deve essere molto arrabbiato ora. Non pensavo che avrebbe mai rotto un terminale STEM. Cosa? STEM? Deve esserci vicino se sta tagliando col passato. Gli resta solo il contatto con il presente. Con lo STEM originale. All'ospedale. L'ospedale? Il Beacon Mental Hospital? Rubik è là. Aspetta lui. Se qualcuno non arriva prima di lui, non ci sarà scampo per nessuno. Ok. Puzza di sangue fresco, sa? Si segnala la scomparsa di dottor Marcelo Jimenez, responsabile del personale al Beacon Mental Hospital. L'ultima volta è stato visto nel suo ufficio mentre telefonava. Allora. L'indagine svela irregolarità al Beacon Mental Hospital, situazione più complicata del previsto. Un'indagine interna al Beacon Mental Hospital suggerisce la scomparsa di alcuni pazienti. Il capo dello staff, il dottor Marcelo Jimenez, si difende parlando di errori dell'amministrazione. Allora, dovrei avere una chiave, mi pare, da qua da che parte. Vediamo un attimo di prenderla e vedere cosa troviamo di interessante. Non ho la chiave? Ah. Convinto che ne avessi presa una, evidentemente no. Questo non ci serve. Ok. Domani ci mettiamo d'accordo. Qua niente. E niente. Ah.
Allora, recupero durata massimo scatto, armi, vediamo un attimo, cadenza di tiro. Danno critico del pompa, eh. Oppure vediamo qua, esplosivo più 10%. Cosa vuoi che sia? Ma la stamina! Ma no, dai, non vi preoccupate della stamina. Non vi preoccupate della stamina. Più uno. Siringhe. Ovviamente rimano, chi se ne frega, tanto le usiamo tutte queste cose. Barra vitale. Cadenza di tiro, questo qua sarebbe interessante in realtà. Almeno il primo livello, dai. Ok. Anche il secondo. Basta. Anche il terzo, dai. Via, facciamo la follia. Adesso la nostra pistola è diventata praticamente una mitragliatrice. Sei secondi, fidati che... fidatevi che è già tanto, fidatevi. Non ve ne pentirete. La nostra pistola deve diventare una bomba. Siamo molto vicini. Ok. Comincio a pensare che forse la stamina era la cosa giusta. Mi immagino già delle grandi fughe contro quello lì, eh. Eh sì, posso immaginare effettivamente. Promette davvero bene. Nel senso di male, però. Che fra l'altro assomiglia molto a un mostro di Doom 3, eh? Quello con le tre teste piccolino. Ah. Bastardi. Non mi ricordo. Presumo di sì. Perché ha tre teste tipo. Ed è fatto così, cammina così. Lui, allora lui. Bene, adesso Paolo giustamente ci dirà: ti avevo detto di fare la stamina, pirla. Oh cazzo. Corri Sebastiano. Aia. Paolo ci trolla. Ceve. Lascia stare la stanza, lo so, è vero.
realtà era molto più facile del previsto. Beh, sono soddisfatto, dai, più o meno. Non pensavo fosse così debole, onestamente, quel punto lì. Dimmi, dimmi. Ho fatto bene a lasciare la stanza così, allora. Così la posso lootare per bene adesso. Oh, che bello. Oh, che bello. Fra l'altro potevamo anche nasconderci qui sotto, ma onestamente è talmente veloce che... mi chiedo se fosse fattibile, onestamente, va bene. Allora, qua abbiamo pochissima vita mancante, però piuttosto che lasciarla qua, la usiamo. Sono preso bene stasera con Evil Within, per cui mi sa che durerà un po' più del previsto la live, vediamole. Qua c'è un barattolo, credo. O forse l'ho già preso in questa... probabilità, va bene, e in questa prova, voglio dire. Niente, qua ce n'è un altro. Granate già piene, qua niente. Buono. Ah, una mina. Cos'è che faccio? Ah, ok. Buonanotte, Christian. Grazie della compagnia, come sempre. Questi sono per me. Vita. Proiettili. Bene. È stata sicuramente una bella boss fight comunque, davvero bella. Capitolo 10 è superato. Fortuna, va. Siamo all'esterno. Questo. No. Sembra che il manicomio sia l'unico edificio rimasto intatto. Come può essere? Ma davvero ti fai delle domande, Sebastian?
Ma possiamo salire qua, vediamo. Molto bella questa ambientazione, mi ricorda molto Alone in the Dark, Inferno, il reboot in pratica. Che purtroppo soffriva di controlli orribili. Oh, che cazzo. E di qua invece cosa c'è? No. C'è un oggetto interessante. No, eh? Dopo forse. Tutto pieno qua. Peccato. Magnum, questo revolver di grosso calibro realizzato su misura spara proiettili perforanti. Sembra aver visto giorni migliori. Vabbè, ci accontentiamo. Immagini promettenti. Sì, ma della Magnum quanti colpi avremo? Tipo 2? No, 6 per il momento. Dove erano i colpi del cecchino? Che ricaricando... eccoli qua, perfetto. Bene. Credo che il poliziotto sia sparito, eh. Intuito femminile. Il solito intuito femminile. Suggestiva questa parte, che bella. Bella, cavolo.
letto il bastardo. E adesso noi gli spariamo le gambe. E dopo gli diamo fuoco. Così. Puoi vedere che esplode per colpa della bombola. No. Pensavo che fosse tipo una mezza trappola, invece no. Stai scherzando? Ui là! Non è morto l'infame, ok. Ma con te non capisco mai se sei serio o meno, onestamente, va bene dai. Di far esplodere le teste, 3 colpi. Ah, è chiuso qua, ok. Forse dopo. Infatti, vuol dire che per 3 volte il 50% ha sbagliato. Che culo, eh? Dobbiamo sfruttare anche un po' di più il pompa, allora. Vediamo un attimo. Qua possiamo passare qui sotto? Sì. Nel dubbio. Tieni. Buon viaggio. Allora, vediamo un attimo, eh. Ho fatto il giro di qua io. Bene. Ma io come l'apro quella porta lì? Risolto. Beh, finché è uno solo. Ah, ecco appunto. Come non detto. Eh? Beh. Un po' di gel da prendere, nessuno? Quello lì. Paolo, ma quale chiave? Quale chiave? No dai, grazie dei consigli per gli scherzi. Andiamone andare avanti. Ma un consiglio sì, dai. Chiave antica, mazzo di chiavi trovato accanto al cadavere nel vicolo, usato per accedere al magazzino dei materiali. Ah, ok. Questa chiave, va bene. Ma che cazzo? Oh merda.
di merda. Bastardo maledetto. Oh porca miseria. Mamma mia che culo. Ogni tanto il 50-50 effettivamente mi aiuta. Sono bravo a mirare, diciamo, più o meno. Più o meno, Per fortuna. Le palle, bastardo schifoso. Ah niente, quello là non lo prendo mica. Quella maschera lì è proprio completamente antiproiettile. Completamente antiproiettile. Hai ragione Paolo, hai ragione. Io pensavo che intendessi per quell'altra porta. Chiedo scusa. Tu Luca hai sempre la solita fortuna del principiante, con te. Quando spera il casaccio ci azzecchi sempre, non so come sia possibile. Legnoso, ma no. No, no, no. Assolutamente. È uno sparatutto. Sparatutto, insomma. Vabbè, quasi in terza persona, insomma. Sì, 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 no, ho capito cosa vuoi dire. Mamma mia. Questo qua perché è nudo? Vediamo se è nudo. Cazzo. Volevo fare un'uccisione furtiva. Bene che ho aspettato. Speriamo che non si rialzino, per carità. Io adesso mi immagino un esercito di non morti che mi assale. Speriamo di no. Oh merda. Ah. Ok, quindi praticamente devo buttare giù i corpi per temporeggiare un attimo, insomma. Oh cazzo. Corri Sebastiano, corri. Corri un po' di più magari, per cortesia. Bene. No, ma come?
Bene. E con questa bellissima morte noi chiudiamo la live, perché effettivamente abbiamo dato, dai, abbiamo dato... Ho del materiale su cui lavorare, da editare. Detto questo, grazie ragazzi e buonanotte. Domani alle 21 siamo ancora qua con The Evil Within.